Amici di Vending TV, bentrovati. A 20 giorni dal termine di Venditalia 2015, la special edition tenutasi a Milano tra il 3 e il 6 di maggio in occasione dell'apertura di Expo, la manifestazione mondiale che ha visto l'Italia quale vetrina del mondo, inizia Expo Vending Sud, l'edizione 2015 di una manifestazione che è arrivata alla sua sesta edizione e che vede alcuni tra i principali marchi italiani del vending quali protagonisti. Avremo naturalmente modo, come al solito, di riuscire a documentare attraverso telecamera e microfono tutte quelle che sono le novità presentate e ho ricordate agli addetti ai lavori. Non andate via, seguiteci e avrete modo di rivedere o scoprire per la prima volta alcune tra le maggiori novità del 2015. Expo Vending Sud 2015 è il momento di Nero Oro, il marchio della società Sima Service di Napoli che anche a questo appuntamento, quello 2015, si presenta a Expo Vending Sud e si presenta con un volto nuovo. Un volto nuovo non per gli addetti ai lavori che hanno a che fare con la società Sima Service, né tantomeno quelli che in linea di massima in Campania si servono di alcuni prodotti da anni per la distribuzione automatica, ma certamente un volto nuovo per tutti voi che non avete ancora visto la presentazione di questo signore che è alla mia destra, che si chiama Gennaro Saccone. Gennaro, benvenuto ai microfoni. Grazie. E dinanzi alle telecamere di VendingTV.it. Grazie, grazie. Io sono il direttore commerciale di questo brand che trattiamo qui oramai già da 3 anni e siamo alla seconda edizione qui a Vending Sud. In effetti ci siamo riproposti con il nostro brand qui sul territorio appunto per avere una rafferma, una riconferma del marchio e cercare di creare ancora altra forza, diciamo, di clientela praticamente. Sono altri nuovi negozi, altri clienti, altri concessionari. Sì, in effetti sì, stiamo aprendo altri store proprio sul territorio siculo, nel senso che stiamo aprendo vari negozi con il nostro marchio e stiamo cercando di allargarci proprio sul territorio. Gennaro, vogliamo spiegare in poche battute qual è la politica di Sima Service per il brand Nero Oro? Sì, in effetti noi ci proponiamo verso il gestore, lo cerchiamo di blindarcelo con un'apertura di uno store e gli diamo un know-how iniziale di tutti i prodotti che noi trattiamo. Naturalmente il nostro prodotto centrale è il marchio Nero Oro. Abbiamo la gamma completa del prodotto caffè, dalla capsula alla cialda, alla tutte le compatibili e al grani. Ma non avete solamente il brand Nero Oro? No, trattiamo altri brand come My Wish, che è un prodotto che tratta tutto a 360 gradi degli aromatizzati e i prodotti solubili del vending praticamente. Poi abbiamo altri prodotti di creme proprio per il vending, che è il marchio, diciamo, del prodotto della Nobis. Poi abbiamo il prodotti di largo consumo, che è il nostro brand centrale, è l'Acqua Viva, che è un prodotto del boccione di acqua praticamente, con gli erogatori incorporati. Gennaro, un anno e mezzo fa, quando ho avuto modo di intervistare Massimo Fiume, voi avevate iniziato da pochissimo tempo e nel corso di quei pochi mesi eravate riusciti ad aprire intorno ai 5-6 store. Nei mesi successivi gradualmente c'è stato un allargamento della vostra rete e non solo su base regionale ma diciamo pluriregionale, fino ad arrivare a 25 negozi aperti, ma nell'arco di 18 mesi circa, molto più di uno al mese. In effetti noi ci siamo allargati un po' su tutto il territorio del sud, partendo dal Lazio a scendere giù fino ad arrivare alla Sicilia. Siamo oggi con 25 punti vendita e riusciamo a gestire un po' tutte le regioni meridionali, Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e Lazio. E siamo con perfettamente con 25 punti vendita in francesi praticamente. E allora,
che caratteristiche deve avere il potenziale francesi per aderire al vostro progetto? Ma in effetti noi partiamo con un innanzitutto la location, che è importantissimo, dove localizzare il punto vendita coffee shop, e noi con il nostro know-how cerchiamo di adeguarlo alla vendita di dei prodotti a 360 gradi, di modo che l'utente che entra all'interno di un coffee shop non riesce mai con mani vuote, sostanzialmente. Qual è l'investimento che un piccolo imprenditore potrebbe andare a impegnare con la vostra soluzione? Ah, diciamo che noi non abbiamo un investimento centrato, oppure partiamo con delle somme esose. Si può partire già con 5-6 mila euro in poi ad aprire un coffee shop. Dopodiché poi è il gestore stesso che sceglie il modo e la quantità del prodotto da inserire all'interno del negozio. Naturalmente voi andate a trasferire anche il know-how. È ovvio questo. Il nostro, diciamo che la nostra esperienza è quella di dare il nostro know-how al gestore, quindi lanciarlo su un prodotto e un progetto diverso. Bene, missione compiuta, abbiamo documentato anche qui ciò che viene fatto attraverso i nostri microfoni, la nostra telecamera. Naturalmente Gennaro Saccone, che conosco da tanti anni, può a questo punto salutare gli amici di VendingTV.it. Saluto veramente a tutti gli amici di VendingTV, salve! E io nel frattempo continuo nella missione per andare a farvi scoprire tutto ciò che è stato presentato qui a Catania in questi 3 giorni della Expo Vending Sud edizione 2015.